2018 ricorreva il decennale della sua scomparsa. In effetti l'altro anno abbiamo fatto a dicembre, con la partecipazione anche della Società Teosofica Italiana, abbiamo avuto una giornata commemorativa dove abbiamo ricordato, ma non soltanto ricordato, l'intento era quello più di portare in luce degli aspetti del suo pensiero che trovano ancora oggi oggetto di ricerca, perlomeno nel nostro centro, e che sono ancora effettivamente argomenti di studio e di ricerca in ambito proprio teosofico. E abbiamo anche ovviamente percorso alcune linee di studio, magari anche di arte, che riguardavano proprio Renato, sempre in rapporto con la teosofia. C'è stato appunto un intervento anche molto, tre interventi anzi, su questo rapporto tra l'arte che Renato De Grandis praticava, che poteva essere soprattutto la musica ovviamente, che era la sua professione proprio, ma anche la pittura e la poesia, in rapporto al suo pensiero teosofico e come queste andassero di pari passo. In questo senso, ascoltare certe opere musicali di Renato, che sono proprio delle dedicate ad alcuni insegnamenti della teosofia, come la dottrina segreta, l'istanza ediziana, eccetera, e può avere la sua importanza, ecco, per una mente, un udito attento. In questa giornata, abbiamo analizzato solo alcuni degli aspetti. Per esempio Antonio ha sottolineato quasi l'aspetto di ambasciatore della Società Teosofica ADR di Renato De Grandis, anche poiché mi pare che Edoardo Bratina non andasse tanto spesso giù ad ADR, e quindi Renato si trovava a essere l'ambasciatore della Società Teosofica Italiana a portare, e questo è stato anche molto, molto interessante, molto carino. E sono state analizzate anche altre cose, tra cui per esempio il metodo di studio che abbiamo nel centro, che è qualcosa che Renato ha impostato, tramandato e sviluppato anche insieme a noi, che è stato svolto da Adriana Volpato, e che io qua oggi prenderò un paio di suggerimenti suoi per sviluppare un breve discorsetto, molto sintetico. C'è stato poi i rapporti tra, per esempio, Gianni Bastiani ha analizzato le evoluzioni dell'umanità, il pensiero, eccetera, secondo quello che diceva Renato, ma come una sorta di presa e sviluppo ulteriore, quindi quello che lui ci lascia è qualcosa che va ancora avanti, che va ancora studiato e analizzato. Poi piano piano abbiamo in qualche modo cominciato a restituire la parola e la voce a Renato, appunto parlando dei suoi contatti tra arte e teosofia, che poteva essere appunto la musica, tra i tanka, di cui ve ne leggerò un paio anche oggi, giusto come esempio, che è una forma di poesia giapponese, e la teosofia e le sue esperienze spirituali. E infine abbiamo chiuso l'incontro, quella giornata, con una sezione intitolata Ascolto Meditato, dove abbiamo messo delle poesie inedite, alcune dei tanka, e semplicemente poi Massimo Priori ha scelto delle musiche di Renato che accompagnassero quella poesia. In questo modo abbiamo dato proprio la parola, in senso di linguaggio, e la voce, in senso musicale, a Renato per la chiusa di questo seminario, di questa giornata dedicata al ricordo. Quindi adesso mi ritrovo qui a fare per ricordare, mi sembra sia la sezione, no? O per non dimenticare, quindi ricordare. Ma quindi cosa vuol dire ricordare una persona, ricordare forse il suo lavoro, Io ho lavorato, come noi del centro, tutti del centro, c'è anche chi ha lavorato per più tempo, e siamo stati in contatto con Renato per 20 anni.
A contatto non, così lo vedevamo ogni volta, ogni tanto, avevamo un gruppo, un lavoro insieme. E dire cosa volesse dire essere coordinato e lavorare è difficile, perché non, ne parlavamo giusto in macchina, adesso venendo qui, non si era mai fermi, non c'era un attimo libero. O c'era l'editoria, o c'era da preparare conferenze, o c'erano le feste a casa di Renato dove si parlava di teosofia, si fa arte, cultura, cioè non era un attimo fermo. Ora io dico, ok, per ricordare, per non dimenticare, però varrebbe la pena di conoscere qualcosa, conoscere una persona. E ora che non c'è più è un po' complicato da farsi, ma non impossibile. E quindi veniamo un attimino a alcune cose che Renato diceva e che diceva, non solo diceva, che faceva, che promuoveva e che sono importanti a mio avviso. Non si può dire tutto, io non posso adesso raccontarvi che cos'è la teosofia contemporanea nella visione di Renato, che cos'è la sua visione, perché veramente ha scritto tanto e ci vorrebbe troppo tempo. Però ci sono alcuni punti che se nella sezione per non dimenticare potrebbero valere. Il primo è anche il titolo del nostro centro, cioè studi e ricerche. In teosofia, come in ogni altra disciplina, diciamo universitaria, che sia la filosofia, la matematica, la fisica, la psicologia, è necessario lo studio. Molti dicono no, studiare non serve. In realtà non è così. Se non si studia, non si entra in un'area di pensiero teosofica e non si può fare ricerca in quell'area teosofica. Questa è una cosa che va tenuta a mente. Ci sono delle vie estreme. Ne prendo una, per esempio lo Dzogchen nel buddismo. È una via altissima dove ti dice basta la trasmissione un attimo di una frase del maestro e non ti serve altro, non serve studiare nient'altro. Questo è vero, ma bisogna essere a quel livello di coscienza. C'è per esempio la storia di Milarepa, non so se la conoscete, è stato un grande maestro ed è ancora un grande maestro del buddismo tibetano. Lui era alla ricerca, la faccio molto breve, era alla ricerca di un maestro che gli insegnasse ad arrivare all'illuminazione. E per primo ha trovato un maestro Dzogchen, il quale gli ha dato una trasmissione e gli ha detto non fare nulla. Milarepa si è messo in ritiro e non ha fatto nulla. Dopo 8 anni si è rincontrato con questo maestro e il maestro gli ha chiesto cosa hai fatto? Ah, come hai detto tu, non ho fatto nulla. Ecco, ha detto, non hai capito nulla. Tu, io non posso essere il tuo maestro. E l'ha mandato da Marpa, che poi è stato il suo maestro storico. E Marpa sì che l'ha fatto lavorare, l'ha fatto studiare, l'ha fatto costruire torri, l'ha fatto praticare, gli ha spaccato la schiena a forza di fare. Quindi la frase non serve studiare, bisogna veramente essere a livello finale, proprio a un livello molto alto di coscienza. Se no, non serve studiare per arrivare a quel livello. Io farò anche 2 esempi a riguardo di che cos'è lo studio e come questo studio poi si integra con un passo successivo. Sono 2 esempi molto sintetici. Ce ne sono a migliaia e sono sempre gli stessi e li potrete riscontrare nelle vostre esperienze. Il primo riguarda un'arte che può essere un'arte pratica, potrebbe essere un'arte marziale come per esempio, questo faccio il caso, un arrampicatore, un climber, uno che va a scalare le montagne. Può essere anche lo sci, qualsiasi cosa. Ci sono delle tecniche da imparare, delle situazioni, quindi degli studi da fare. Tecniche che vuol dire muoviti così e bisogna imparare quando si cade, bisogna imparare tante cose. E la testa, che cosa fa? Pensa a quello che deve fare. Io nel fare un movimento dico no, attenzione, il baricentro è così, devo spostarmi, devo allungare il braccio, devo fare una serie di azioni. No, qui stiamo entrando in strapiombo, devo fare veloce, qua in placca, attenzione. È un'attività di pensiero. Perché?
perché quell'attività di studio è ancora in corso. Perché l'obiettivo è quello di far entrare questa cosa nel sangue, all'interno delle cellule. A quel punto io non avrò più bisogno di pensare a quello che faccio, perché il corpo lo sa già fare. E allora lì la mente può essere libera mentre faccio una determinata attività. Gigi Mario, che è praticamente un arrampicatore degli anni 50, arrampica ancora adesso, credo, penso sia ancora vivo, ed è stato un grande istruttore di climber, è anche un maestro zen. E lui ha scritto un libro, si chiama Libro di Scaramuccia, che è andato a Tokyo ad arrampicare, quindi nelle falesie giapponesi, e lui era perché praticava zen e praticava la sua arrampicata. E lui descrive un evento in cui dice che dopo tanta tecnica, dopo tanto dover imparare le cose, a un certo punto erano entrate in lui e lui si muoveva arrampicando nella roccia, come dire, con la mente vuota, dove la mente invece aveva la sua vera funzione di unione con il tutto, con l'ambiente, con la bellezza della roccia, gustando esteticamente proprio i movimenti e la via, senza pensare. Questo avviene quando si entra in una fase di studio in cui si è digerito l'argomento e si entra in una fase dove si ricerca, dove il pensiero non è più necessario. Ecco, lì studiare in quel momento non serve più. Un altro esempio, per esempio, lo fa un filosofo, Merleau-Ponty, nel Visibile e l'Invisibile. Penso nella parte finale dove c'è una raccolta dei suoi pensieri e lui parla di pittura, parla dei pittori e dice che per i pittori è importante imparare la tecnica, perché uno deve conoscere la tecnica pittorica, deve imparare a disegnare, deve imparare le varie tipi di espressione che ci sono, e quindi c'è un copiare, c'è un esercitarsi a fare linee proprio con le righe piano. Faccio esempi banali, però per capire bisogna studiare le tecniche, bisogna studiare la storia della pittura per sapere cosa vado a esprimere, quale sarà la mia creazione. Devo conoscere quello che c'è stato, devo conoscere la storia dei pittori precedenti, devo conoscere queste cose. A un certo punto tutto questo entra anche in quel caso nel sangue e il pittore dipinge senza pensare alla tecnica che sta usando. La mano sa quello che deve fare. Tu hai in mente l'idea finale, è lì che riesci a trasferire in un'opera, in un quadro, in una composizione, quello che vuoi, riesci a inserire qualcosa che non viene più, diciamo, dal pensiero, dall'attività ordinaria del pensiero. E la stessa cosa vale in teosofia. Bisogna studiare. Renato diceva, e qui leggo la sua frase che è brevissima: la teosofia non nasce per generazione spontanea nei cervelli umani. Cioè, ce la dobbiamo inserire noi, attraverso il nostro sforzo, il nostro studio. E uno studio che non sia uno studio estemporaneo, così una volta ogni tanto ho letto un libro, è uno studio che continuava. Lui diceva minimo, intenso, a livello universitario per 3 anni. Significa darci dentro per 3 anni a studiare tutto quello che c'è. Poi, piano piano, uno può cominciare ad avere degli indirizzi di ricerca. A me interessa questo argomento, perché ho delle caratteristiche mie, ho delle preferenze, ho dei nodi, non lo so, ma vai addentro un argomento e cominci ad andarci addentro. Hai letto tanto, adesso cominci a approfondire, porti domande, a cercare con la mente. E piano piano passi in una fase di ricerca che sia pensiero e ulteriori studi, sia intuitività. L'intuitività esce come dire, dal pensiero ordinario, discorsivo, e comincia ad avere a che fare con un'attività della mente che non è più lineare, non è più mero pensiero, teorie, così, e comincia a entrare. Quando noi affrontiamo un argomento, la nostra mente la mettiamo in un'area. Proprio io leggo un libro, a meno che non sto leggendo proprio così, per
al mare, così. Però diciamo, leggo un libro, entro dentro il pensiero di chi l'ha scritto, comincio ad avere a che fare con tutto quello che ci gira intorno, mettiamo sia filosofia, comincio ad avere a che fare con quell'area della filosofia, comincio ad avere rapporti mentali con questa materia. Così in teosofia, perché i maestri, la Blavatsky, Bratti, non ho sentito prima, e anche Renato, non è che sono pensieri che sono esauriti nel momento che lui ha finito la frase. Il lavoro rimane, il pensiero che c'è dentro rimane. Quindi, che cosa vuol dire voler conoscere una persona ora che non c'è? Lui ha raccolto la sua, diciamo, visione della teosofia e il suo contributo all'evoluzione della teosofia attraverso dei libri. Io posso leggere questi libri, è sicuro che alcuni vale la pena. Alcuni sono di un respiro piuttosto ampio, prendo solo pochi esempi. Filosofie iniziatiche orientali e teosofia. Sono due volumi. C'è una sezione teorica e una sezione anche pratica. La sezione degli Jnana Yoga, Raja Yoga e Atma Yoga. Quindi, in quel caso, lavorare con Renato significa anche fare, non soltanto mettersi là a leggere e imparare delle nozioni. Attenzione. E il suo culmine, che è stato proprio un testo che abbiamo pubblicato nel 2010, quindi postumo, è il Transfert. E il Transfert è un testo di mera pratica, tipo la voce del silenzio, per capirci. Sono aforismi da meditare e da mettere in pratica. In effetti, tornando indietro alla figura di Renato, ci sono due cose. Beh, diciamo, c'è un aspetto fondamentale. Quando eri e lavoravi accanto a Renato, tu avevi la sensazione di essere sotto esame. E non perché lui ti facesse domande, ti interrogasse o capivi. Era proprio la tua vita che entrava sotto esame ed è una sensazione strana. E non so chi abbia mai provato queste cose qua, però diciamo sei messo sotto esame, proprio ti senti osservato fin nell'intimo. E questo dà modo però di crescere anche molto, nel senso dentro le cose ti ci butti veramente a capofitto. Il consiglio, quindi, c'è una serie di cose da dire che però non penso il tempo mi sia in qualche modo tiranno, quindi chiudo così. Il compito di teosofia è quello proprio dello studio, della ricerca. E la teosofia ha fondamentalmente due fasi di conoscenza. La prima è quella che si acquisisce attraverso lo studio. La seconda è quella che dà il titolo stesso all'opera della Blavatsky, cioè una conoscenza segreta. Non è segreta perché, come dire, come segreto di Pulcinella, ti dico una cosa, però non ripeterla in giro, tienitela per te. È segreta perché non si riesce a esprimere con il linguaggio. Ora, il linguaggio forma anche la nostra mente, il nostro pensiero, quindi io non riesco a pensare qualcosa che non riesco a dire. Per questo occorre la fase di ricerca che viaggia attraverso l'intuizione, perché io devo passare da una fase discorsiva linguistica a qualcosa che non riuscirò a dire e la mente deve essere, visto che il tema è la consapevolezza, deve essere presente e consapevole in quella zona. Il carattere di Renato, ve lo leggo un solo tanka, era questo, che descrive questa situazione qua e che forse andrebbe meditata un po'. Lui diceva: potessi andare dove finisce il suono, raffinerei l'udito per sentire cosa suona al di là. Voglio dire, voglio andare oltre la conoscenza meramente concettuale, questo. Quindi devi raffinare la mente per capire che pensiero c'è al di là. E
quella è quella zona segreta tutta da scoprire della teosofia.